Buongiorno, allora andiamo avanti Lega 8, oggi gioco il Batteram, quindi lui al domatore potrebbe essere un 2.6, non lo so. Partiamo col fantasma, se 2.6 potrebbe darmi dei problemi, potrebbe essere anche 2.8, vediamo di fuorilegge. Non è né 2.6 né 2.8. Ok. Gran Cavaliere non mi dà assolutamente problemi visto che io ho il mio P.E.K.K.A. Degli sgherri me ne frego perché io faccio questo attacco. Dovrebbe andare a buon fine. Molto bene. Molto bene. Il pecca non hitta, ma va benissimo così. Qui potrei addirittura fare una giocata di questo tipo per attivarmi la torre centrale, anche se subisco tanti danni, però ne ha subiti anche lui. Io ho la torre attiva, qui gioco la scarica, questi non posso subirmeli. Anche perché lui è 800, io sto 1300. Però. Al domatore io non. Cioè, un hit credo me lo dia lo stesso, se non anche due. E mi sembra che lui abbia giocato la fulmine prima, quindi dovrebbe anche averla fulmine. Ah, questo è un peccato veramente esagerato. Cosa mi tocca vedere? Ok, non mi ha, almeno non mi ha hitato, guarda. Bene così. La facciamo fuori lei. Oh, è andata a torre! Raga, quasi meglio, eh. Non sto scherzando, veramente quasi meglio così. Lui ha il domatore, ma non può giocarmelo. Perché ha fatto questo cambio incredibile? Perché ha giocato così? Cosa? Io vado su torre centrale, ragazzi. Su torre centrale. Io credo ampiamente di fargliela, eh. Ma va bene. Forse voleva sorprendermi in qualche modo, ma. Boh. Bene così, ne facciamo un'altra. E poi mi fermo. Due partite vinte. In tranquillità. Sempre se la vinciamo, per carità. Ho molta confidenza con questo deck, però. Non è assolutamente detto che la partita la vinca, eh. Oh, ha cambiato target? Ma credo muoia. Vabbè, morta a prescindere, diciamo così. Fantasma, un hit per favore. Bene, un hit, va bene. Andiamo di pecca. Allora, il domatore mi fa 2 hit. Mi fa 3 hit. Mi fa 4 hit. Insomma. Provo a fare ariete e moschettiere a sinistra. Peccato. Ha giocato veramente bene. Ha giocato veramente bene e non gli ho fatto assolutamente nulla. Moschettiere, eh sì, moschettiere. Fuorilegge che non andrà mai. Va bene. Riproviamo con la stessa tematica di prima. Allora, lui non dovrebbe avere comunque tanto elisir, eh. Cioè, nel senso. Per l'amor del cielo, guardate che. Oh, si difende in una maniera incredibile questo qua.
Perché ha un, la sorta di 2.6, ma un pochino strana. Perché appunto. Non lo so. Non credo di vincerla. Non credo nella maniera più totale di vincerla. È qui che gioco io, eh. Devo giocare al P.E.K.K.A. Addirittura. Addirittura distruggi quel cannone per l'amor del cielo. Ma non. Vedete, lui gioca questo. Lui è bravo. Lui gioca il. Insieme al moschettiere gioca questo monaco che. Niente, mi hitta pure. Vabbè raga, questo qui è veramente next level, eh. È fortissimo. È imbarazzante, è qualcosa di imbarazzante. Sta pure temporeggiando per usare l'abilità perché. Guarda. La roba assurda. No, niente, a posto. Va bene, va bene, va bene. Vabbè, a questo punto mi faccio una terza partita. Qua va. Deck comunque veramente particolare quello dell'avversario. Monaco devastante, devastante. Questo potrebbe avere l'arco X. Arco X, insomma. Ok. Fenice. Non ho niente contro la Fenice. Non ho niente, assolutamente nulla. Non ho niente. Allora. Facciamo questa tematica, visto che di lì il P.E.K.K.A. non dovrebbe morirmi, comunque proviamo a fare un attacco di sto tipo. Ok, capisco. Beh, l'abilità insomma poteva anche risparmiarsela, quindi cannone, cavaliere d'oro fenice. Mamma mia. Allora, se la gioco bene, devo tenermi il moschettiere. Se la gioco bene posso comunque vincerla. Non è infattibile come partita. Anche gli arcieri mi danno molto fastidio. Andiamo di stregone elettrico. Ok, barile per ciclare. Ci sta. Legittimo. Il problema è che. Ok, ora posso giocare anche il moschettiere. Perché il P.E.K.K.A. io non lo posso giocare, finché lui. Cioè, io devo aspettare che lui giochi. Esatto. Esattamente lui. Allora, questo giro, allora a questo punto provo a caricare. E niente, mi è morto. Niente, lui ha la tornado, mi spezza completamente. Mamma mia, raga. Mamma mia. Mamma mia, lui ha cannone. Esatto. Forse però è un po' scarico di Elisir, non lo so. Santo Dio. Mamma mia. Devo giocare a moschettiere qua per forza. Obbligatorio. Obbligatorio. E faglielo fuori. Mamma mia, cosa. Cos'è quella fuorilegge? Cos'è stata quella fuorilegge? Mamma mia. Io non posso farlo hittare assolutamente.
Senti, allora, lo so che lui mi giocherà. No. Non ha giocato Gigante Elettrico di là. Lo gioca ora. Mica è stupido. Mamma mia i danni, mamma mia i danni, mamma mia i danni. Ma il cannone. Dai, dai, barbari, niente, è una roba assurdo, qualcosa, guarda. Ecco, perfetto. Mamma mia, guarda, fortuna fuori legge si è girata. E tanto lui avrà. Oh, buono, buono, buono. Buono. Ah, peccato. Peccatissimo, veramente. Qua potrei aver perso. Infatti potrei tranquillamente aver perso la partita. Lui tirerà una fulmine grossissimo. Oh, però non mi ha preso. Attenzione perché non mi ha preso il moschettiere. Comunque molto close la partita, eh. Attenzione, attenzione Ariete! Attenzione Ariete, ancora in vita! Non è ancora finita. Non mi interessa, andiamo a finire. Abbiamo vinto. Ok, mi fermo qua, mi fermo qua. Mi fermo qua, è andata discretamente bene. Due vinte e una persa. E ci vediamo alla prossima scalata.